La passione per il vino è nata da una passione della nostra famiglia, infatti la nostra cantina è una realtà a gestione familiare dove io insieme a mio padre, e mio zio e un nostro socio abbiamo creduto molto nelle potenzialità di questo territorio rispetto alla produzione di vini di alta qualità. Proprio per questo motivo abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo deciso di utilizzare solamente uve autoctone presenti da sempre nel nostro territorio. Perciò abbiamo puntato tantissimo sulla tipicità delle uve, partendo dalle tre DOC locali che sono Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi Sangiovese e il Pergola Rosso. E su queste uve abbiamo fatto delle lavorazioni, dei percorsi molto particolari, diversi da quelli che venivano fatti in passato. Infatti noi per scelta abbiamo deciso di fare vendemmie solo manuali in più passaggi di raccolta. Questo significa che noi nella stessa vigna andiamo fino a 5 volte e ogni volta selezioniamo manualmente una maturazione di uva che andrà a produrre una certa tipologia di vino. Oltre a questo l'uva viene poi selezionata una seconda volta manualmente in cantina e questo garantisce una pulizia delle uve e una qualità dei vini superiore. E il terzo passaggio che abbiamo fatto è stato quello di utilizzare magari per i bianchi uve più mature con vendemmie tardive e per i rossi di fare degli invecchiamenti in barrique, in botti di rovere francesi, anche con dei metodi particolari che vengono chiamati il metodo del sur-lis, cioè si prendono le fecce nobili del vino e vengono invecchiate in barrique nuova. Questo ci ha permesso di dare alle nostre uve locali delle strutture, una dignità, diciamo, e una qualità notevolmente superiore rispetto a quella che aveva in passato. Tutto questo processo, che è partito 10 anni fa, che ha mirato alla qualità estrema nella produzione, ci ha portato in poco tempo a produrre dei vini di una qualità molto elevata che ci ha permesso di avere un notevole riscontro sia a livello locale, nazionale, ma soprattutto internazionale. Questo si è verificato, insomma, grazie al fatto che abbiamo in 10 anni conquistato un mercato internazionale sia europeo che extraeuropeo. Infatti abbiamo anche dei clienti negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, oltre che in Francia, in Belgio, in Olanda, in Germania, quindi in Europa e anche extraeuropa. E oltre a questo abbiamo avuto anche molti riconoscimenti a concorsi internazionali nei quali, praticamente presentando un vino alla cieca, si ottiene un certo punteggio, un risultato, e i nostri vini hanno ottenuto dei risultati eccelsi, vantando, insomma, la vittoria di medaglie d'oro, che è il riconoscimento più prestigioso, a molti concorsi internazionali come l'International Wine Challenge di Londra, il concours internazionale di Bruxelles, che sono molto prestigiosi in quanto, essendoci una grande partecipazione, è difficile arrivare ai livelli, diciamo, di punta, e noi con i nostri vini ci siamo arrivati, quindi siamo molto soddisfatti di questi risultati. Il percorso non è stato facile, perché prima di tutto ci si è dovuti scontrare con delle mentalità magari locali che non erano poi così, diciamo, propense a questi cambiamenti, e dall'altro lato ci si è dovuti scontrare con un mercato internazionale e nazionale già abbastanza saturo, che non aspettava di certo un nuovo produttore insomma, di vini nel mercato italiano ce ne sono già tanti, quindi il percorso è stato comunque abbastanza difficile perché prima di tutto si è dovuto dimostrare la propria qualità sia a livello locale che a livello nazionale che a livello internazionale. Però diciamo che è un percorso stimolante, si può dire che nel mondo del vino 10 anni di produzione non sono anche pochi, perché diciamo che i nostri vini selezione migliori stanno iniziando ad essere pronti adesso, quindi cioè, abbiamo tutto un futuro davanti per dimostrare che comunque le nostre vigne, il nostro modo di produrre potrà dare grande qualità anche in maniera lungimirante, cioè nel tempo. Quindi diciamo siamo all'inizio del nostro percorso, ma all'inizio ci fa già capire che insomma la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, quindi questo ci dà anche molta soddisfazione e stimoli per andare avanti.